Bene, eccoci tornati in studio. Allora, per questa parte della nostra puntata di TV 7 Match, che dedichiamo a quello che è un po' il tema più dibattuto in queste ultime settimane, cioè quello, Ermanno, della fine del mercato tutelato per quanto riguarda l'energia, le bollette dell'energia elettrica e del gas. I cittadini dovranno quindi, aderire a un'offerta del mercato libero. Siamo sempre, come dire, nell'ambito delle liberalizzazioni che ci ha chiesto l'Europa, sostanzialmente, una cosa che è iniziata ancora negli anni 90 con Bersani e che poi è proseguita e che oggi mette milioni di famiglie italiane. Alcuni hanno già fatto il passaggio al mercato libero, ma ce ne sono tante altre che invece sono rimaste ancora con quello che viene definito appunto il mercato tutelato. Sì, questo è uno dei problemi, ma il problema principale è che l'Europa non ha la stessa economia. L'economia italiana non è comparabile con l'economia tedesca, con l'economia francese, con l'economia inglese, e di conseguenza il costo parificato di certi prodotti che sono essenziali, tipo l'energia, è fondamentale per discriminare questa Europa unita. Allora abbiamo un'Europa che va alla grande, perché il costo dell'energia in Germania proporzionalmente costa molto meno che in Italia, perché gli stipendi sono più che del doppio, perché il reddito è superiore, perché non abbiamo lo spread e i debiti che ha il nostro Stato. Di conseguenza questo ricade drammaticamente sulla schiena dei cittadini. I cittadini devono essere protetti, ma protetti da quelle che sono, non dai mercati che possono, il valore del prodotto può oscillare, ma protetti dalla speculazione. Se non proteggiamo i cittadini dalla speculazione, noi praticamente facciamo un suicidio. Cosa vuol dire? Vuol dire che creiamo della povertà a vantaggio della ricchezza. Quelli ricchi diventeranno sempre più ricchi e quelli poveri diventeranno sempre più poveri. Allora torniamo al Medioevo, perché è quello che sta succedendo. Oggi i governi non governano più perché non sono in grado di governare, governano le grandi lobby che stanno facendo quello che vogliono. Non solo, ma si approfitta anche di certe situazioni drammatiche, tipo quello delle guerre, per giustificare degli aumenti che assolutamente non corrispondono a quella che effettivamente è la richiesta e la domanda e l'offerta del mercato. Perché è chiaro che quando uno ha un monopolio può fare il prezzo che vuole, tanto se vuoi è così e se no niente. Se invece abbiamo, come vorrebbero fare, cioè un libero mercato, ma se un libero mercato non è libero, perché questo che stiamo facendo non è assolutamente libero, è un mercato di lobbisti, allora naturalmente chi soffrirà? Soffriranno le persone che hanno meno reddito, mentre le persone che hanno un reddito buono non staranno lì a vedere se la bolletta è cresciuta di 100 euro o di 50 o di 10, perché non gliene frega niente. E torniamo, se qualcuno ricorda, alla tassa sul grano. È la stessa cosa che è successa un secolo e qualcosa fa, no? Dove Baba Beccari sparava contro i milanesi ad alto zero coi cannoni, perché questi milanesi volevano solamente mangiare un po' di pane ogni giorno. No, non la bistecca, per carità, c'era già una cosa, il pane, ecco. Per quale motivo? Perché ci avevano messo pure la tassa sul grano. Ecco, la stessa cosa sta succedendo adesso. Non c'è un governo, soprattutto europeo, che sappia gestire questa situazione. Non solo, ma l'Europa non è tutta uguale, anche se siamo europei. Di conseguenza, di questo parleremo in questa fase della trasmissione. Prego. Certo. Parliamo con gli ospiti che abbiamo in studio e in collegamento. E li presento per voi che siete a casa. Abbiamo in studio con noi Carlo Garofolini. Buonasera, Garofolini. Buonasera. Grazie di essere qua con noi. Presidente dell'Associazione Difesa Consumatori, ADICO.
grazie della sua presenza. In collegamento saluto Paola Damonti, buonasera Damonti. Buonasera. Buonasera, grazie. Responsabile del settore energia di Federconsumatori di Padova. E saluto in studio il collega Francesco Pontelli. Buonasera Francesco. Buonasera, grazie dell'invito. Di essere tornato qua con noi, un giornalista economico. Ecco, con voi tre cercheremo un po' di capire dove stiamo andando, anche perché l'Italia da sempre non è che brilli per quanto riguarda i costi dell'energia, Armando, perché di fatto, come giustamente dicevi tu, l'Europa non è tutto uguale, ma sta di fatto che in Italia, ad esempio, anche semplicemente per cucinare, spendiamo di più rispetto a uno svedese piuttosto che a un francese o uno spagnolo. Quindi, cioè, per delle cose banali, poi alla fine del mese il conto viene presentato. Certo, no, giorno per giorno, minuto per minuto, è un dissanguamento dell'economia italiana. Allora, io ritorno sempre a Mattei, perché Mattei è quello che ci ha dato la spinta per avere un'energia un po' meno cara e non essere sfruttati naturalmente dai vincitori della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo visto che fine ha fatto, e però dobbiamo entrare nell'ordine di idee che l'Europa va bene, ma deve essere una gestione collettiva dell'Europa, non può essere soltanto alcune lobby, e soprattutto i governi devono gestire le lobby, devono calmierare le lobby, e in questo senso, caro Follini, se mi può dare un aiuto in questo concetto. Eh sì, abbiamo toccato tanti argomenti, e quello delle bollette è anche un po' presuntuoso riuscire a risolverlo in una puntata, perché c'è da dire di tutto, soprattutto proprio per quello che sta accadendo. E sono d'accordo con lei, professore, innanzitutto permettendo una cosa, siamo alla vigilia di un mercato che sembrerebbe stesse terminando, quello di maggior tutela, e se non sbaglio mi pare sia da 5 anni che queste proroghe vengono continuamente rinviate. Certo, non è una novità. Non si era pronti. Quindi qua vuol dire che siamo passati anche per una serie di governi che prima erano contrari, adesso sono d'accordo, prima erano d'accordo, adesso non sono contrari, quindi anche il sistema politico non possiamo dire che sia a salvaguardia del cittadino. Ci mettiamo le lobby e abbiamo fatto la famosa tempesta perfetta. Perché? Perché innanzitutto, se si vuole parlare di liberalizzazione, bisogna innanzitutto definire quelle che sono le regole, i controlli e soprattutto le sanzioni qualora si individuano chi specula. Perché oggi in Italia, fatta eccezione nel settore delle telecomunicazioni, non c'è un settore che sia uno dove la liberalizzazione ha funzionato e ha portato dei reali benefici ai consumatori. Possiamo fare 2 o 3 esempi, pensiamo all'RC auto, le assicurazioni, dove ogni anno aumentano con un pretesto rispetto ad un altro, ma che aumentano sempre. Pensiamo che le classi da 7 sono diventate addirittura 14 e quando si è arrivato a 0 rivenate meno 7 in negativo. Come possiamo vedere anche la rete di distribuzione dei carburanti, dove la liberalizzazione non ha funzionato, malgrado dei tentativi di esporre dei prezzi medi regionali, che sono tutto un dire. E nel concreto, oggi, dove abbiamo un mercato che già si sta affacciando verso il consumatore, e credo che chiunque dei nostri ascoltatori, noi in trasmissione qua, possiamo già subirne un po' i primi tentativi di abordaggio, e lo vediamo con continue telefonate, mail, disturbi con messaggi o di ogni genere di tentativi alla porta, al campanello di casa, spacciandosi in tutti i modi, in qualsiasi modo, pur di dire che il contratto è vantaggioso rispetto a quello che paghi, e per lo più lo strappano anche con inganno e soprattutto anche con il compiacimento delle compagnie, che sono anche quelle più serie, dicono che loro sono contrari a questi atteggiamenti, ma di fatto tutti sono organizzati in questo settore. Oggi rischiamo di incentivare
un terreno di caccia che può essere molto fertile, perché ci sono circa 9 milioni di famiglie che, di contratti, scusa, appetibili per questi scelerati, i cacciatori, tagliole se non vogliamo definirli, di contratti, e abbiamo un mercato che non è preparato, non è informato adeguatamente, e soprattutto oggi partiamo da un fatto che già una bolletta è incomprensibile leggerla, certo, perché come possiamo parlare già di regole quando non siamo ancora capaci di leggere una bolletta, certo, malgrado sono anni che ci ripetiamo sempre le stesse cose. E concludo, così troviamo spazio tutti a intervenire, e il mercato di maggior tutela paradossalmente potrebbe ingannarci, perché al termine tutela, ma se fosse funzionale, e funzionale cioè vantaggioso come abbiamo detto proprio di libera concorrenza, potrebbe portare invece a risparmiare. Da ultimo dico che come Adico avevamo fatto un'indagine qualche mese fa di quante compagnie ci sono in Italia che propongono contratti con luce e gas, ne abbiamo contate 461. No. Ecco, quindi questi sono i numeri che tra qualche settimana rischieremo di trovarci inondati. Sì, ma poi queste compagnie, sono veramente tante le compagnie o è la stessa compagnia? La domando a Paola da Monti. O è la stessa compagnia che ha varie facce, per cui se non riesce a prendere il cliente con una, dice mi propongo con l'altra, e a noi è successo più volte. Prego. Sì, sicuramente c'è anche questo aspetto da considerare, che ci sono delle compagnie che magari cambiano anche nome su base regionale o provinciale, e quindi però in realtà veramente c'è un numero molto molto alto di compagnie di luce e gas. Chiaramente non tutte offrono entrambi i servizi, però è un numero con cui è difficile confrontarsi. Che poi in realtà si parla di un oligopolio, perché nonostante ci siano tutte queste compagnie, sappiamo che circa l'80% delle utenze è con quelle 2-3 che sono le più grandi, che tutti quanti conosciamo, e quindi in realtà queste compagnie minori non si conoscono, sono quasi sconosciute. Noi ogni tanto ne arriva qualche bolletta di una compagnia che ci giunge nuova sul nostro tavolo in associazione, e ci tocca ammettere, no, questi non li conosciamo, magari persone che hanno stipulato un contratto telefonico, quindi magari non hanno neanche colto in quel momento qual era il nome della compagnia con cui stavano stipulando un contratto di fornitura. Vengono poi da noi con queste bollette o con queste lettere di benvenuto chiedendo: ma questa compagnia com'è, la conoscete, che ha una buona reputazione, ha delle buone tariffe? E noi a volte siamo costretti ad ammettere: non li conosciamo, non li abbiamo mai visti, e magari diamo un'occhiata alle tariffe e le tariffe non sono convenienti come queste persone si aspettavano. Quindi c'è anche questo rischio: se la persona non è informata, se la persona non è a conoscenza di quelle che sono le tariffe attuali, di quelli che ci sono i prezzi di mercato sul momento, non è in grado di fare una scelta informata. Ed è anche questo il motivo per cui anche noi come Federconsumatori a livello nazionale chiaramente avevamo chiesto chiaramente che venisse prorogato il più possibile il mercato tutelato, anche se era chiara l'idea politica di portarlo a compimento prima o poi, quindi non ci aspettavamo che potesse durare per sempre. Ma è possibile però fare... almeno i cittadini andavano formati. Sì, è possibile fare un contratto telefonico orale e non avere un contratto scritto? È valido? Sì, sì, è valido. Questo è un errore molto spesso che le persone fanno, soprattutto persone magari anziane vengono da noi e dicono: sì, io ho detto sì al telefono, ma non ho firmato niente, quindi il contratto in realtà non è partito. In realtà no, chiaramente non è legale che con un sì strappato, magari quando uno risponde al telefono dicono: lei il signor, uno risponde sì, quello non fa partire un contratto, ma una registrazione in cui l'operatore telefonico chiede: lei il signor,
tal dettaglio è nato in questo giorno, vuole sottoscrivere questa offerta, sì, 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 in questo caso il contratto è valido, ci sono i 14 giorni di recesso, ma con i contratti telefonici a volte diventa difficile capire con chi ci è stato stipulato, perché tante volte non si riceve niente sul momento. Ma forse è un sistema anche per ingannare le persone anziane che di questa tecnologia conoscono poco. Sicuramente, noi infatti evidenziamo spesso una criticità per quanto riguarda queste telefonate, perché la parte registrata, che è quella che poi ci viene data quando noi la chiediamo, è solo la parte relativa al contratto. Tutta la parte prima, in cui magari la persona viene circuita, in cui queste persone per attirare la fiducia di questo cittadino si spacciano per una compagnia più famosa e rinomata della loro, oppure si spacciano addirittura per un'associazione consumatori vera o finta, o dicono delle informazioni completamente false, questa parte non viene mai registrata e quindi non fa fede poi quando noi dobbiamo andare a dire, a chiedere che il contratto magari venga annullato una volta che sono scaduti i 14 giorni di recesso. Ho capito. Quindi diciamo che c'è un meccanismo che gioca a sfavore dei consumatori. Ma Pontelli, piatto ricco, mici fico, e quindi tutti cercano di vendere energia, ma poi riescono a venderla e riescono a consegnarla ai prezzi, come diceva la nostra ospite, ai prezzi che sono stati stabiliti, oppure è tutta una questione? Lei prima ha fatto una citazione molto, molto interessante, quando parlava di Mattei, che vedeva la politica energetica come un fattore di sviluppo del nostro paese, in quanto assicurava, avrebbe potuto assicurare dei costi energetici competitivi per poter far crescere la nostra economia. Ora l'energia è diventata, in un'economia finanziaria come quella europea, un elemento di speculazione finanziario, in quanto il gas viene quotato alla borsa olandese, una scelta fatta da Prodi, ricordiamoci, perché bisogna cominciare a fare anche nomi e cognomi di chi è responsabile di queste scelte. Bravo. Perché in questo modo si pensava, si sperava che l'euro diventasse una moneta all'interno delle transazioni energetiche. Proprio oggi Yuan, cioè la valuta cinese, è diventata la seconda più scambiata nel mondo e l'euro è addirittura sotto, per cui anche questo tipo di obiettivo è stato miseramente disatteso. Purtroppo in questo contesto noi ragioniamo appunto in termini economici, in termini europei. Vorrei fare una chiosa, e sì, questo dipende dalla guerra in... Assolutamente d'accordo. Resta il fatto che comunque noi siamo diventati, siamo sotto profilo, quello che era l'obiettivo che Prodi si proponeva e l'Unione Europea si proponeva è stato completamente non raggiunto. Noi viviamo in una situazione europea che è paradossale, nel senso che ci è stato detto che il PNRR ci dava dei finanziamenti in buona parte a debito che avrebbero portato delle riforme. Guardate che è stato sbagliato proprio il termine. Sono state inserite delle clausole vessatorie per il nostro Paese, perché la riforma Cartabia, che ha tolto la procedibilità di ufficio per i reati fino a 5 anni, non è a vantaggio dei consumatori, è proprio a danno dei consumatori, i quali devono presentare una querela di parte. L'interruzione della sospensione, l'azzeramento del mercato tutelato, che è stata accettata quella prima è stata accettata dal governo Conte PD, questa è stata accettata dal governo Draghi, cioè di togliere il mercato tutelato, è stata un'altra clausola vessatoria che è stata accettata dal governo. Per cui sono tutte clausole vessatorie che come responsabilità hanno un governo, una maggioranza, che è responsabile di questo, anche se tutti quanti che dicono no, bisogna aspettare, perché effettivamente adesso il ministro Fitto è andato a chiedere di vedere se si riesce a trovare una mediazione. Per cui l'energia è diventato un elemento finanziario. Perché? Perché l'ENI, che è in buona parte partecipata dai fondi privati, BlackRock, Morgan Stanley e via di seguito, non è più un'azienda italiana, ente nazionale idrocarburi, se non ricordo male. Ha la sede fiscale in Olanda, risponde ai fondi privati, i quali ogni anno pretendono, giustamente perché ci investo dei soldi, voglio degli utili. E come fanno gli utili? Disinvestendo in tutela e in infrastrutture, aumentando le tariffe. Ma io vi chiedo a voi,
Ma possibile che non abbiamo capito nulla delle privatizzazioni delle autostrade, del processo che c'è stato, che si sta istruendo a Genova e dei 43 morti al ponte di Genova? Non abbiamo capito nulla? Ma io mi stupisco, ma soprattutto non tanto tra di noi, del ceto politico, di quelli che adesso dicono, perché ricordiamoci che le privatizzazioni le ha fatte il centro-sinistra, con l'appoggio dei liberali, gente che si dichiara liberale, che non distingue tra un monopolio indivisibile come la società autostrada, del quale tu devi liberalizzare l'accesso, il Telepass, Unipol o altre compagnie che devono rendere più conveniente l'accesso, ma se un monopolio è indivisibile, cosa liberalizzi? Cosa privatizzi? Se ci guadagna un privato, perché non ci può guadagnare lo Stato? In Germania saranno mica stupidi. No, certo. Faccio l'esempio banale, in Germania hanno stanziato 17 miliardi per mantenere il megavattore a 70, certo. A 70 euro, noi lo paghiamo 129. La domanda che faccio io, alla prossima fiera... Ma gli stipendi in Germania sono sì, due volte, oltre tre volte. A essere 34... Lasciamo perdere il discorso consumatori. Prossimo anno le aziende del settore arredamento o della meccanica vanno ad una fiera e sì. Come primi competitori molto spesso hanno i tedeschi. Questi la pagano 70, noi 129. Certo. Domando, è una crescita della competitività del nostro paese? Si preoccupa il primo ministro attuale come quello precedente, quello degli ottimati, Draghi, si preoccupa della perdita di competitività del nostro sistema economico? No, si preoccupano del fatto che sì, chiediamo, vediamo la tutela alla carne sintetica. Noi viviamo in una bolla, abbiamo vissuto per 30 anni come se nessuno dovesse chiederci conto di nulla. Il Covid ha tirato una riga e adesso i conti si fanno. E noi abbiamo gli stessi che hanno creato questa bolla, che la stanno cercando di riparare gli effetti. Vi ricordo che stanno riprivatizzando la società autostrade. Certo. Cioè, noi, il nostro governo sta di nuovo trattando per ritornare alla privatizzazione delle autostrade. Ma non abbiamo capito proprio nulla. No, in Spagna, che non sono molto più ricchi di noi, le autostrade sono gratuite. Una volta che con il pagamento dell'obolo stradale, sì. L'autostrada si paga. Anche in Svezia c'è la vignetta. Diventa un'autostrada libera, gestita dallo Stato. E io ho parlato con un tedesco, con un politico tedesco, mi ha detto, ma le paghiamo già con le tasse, perché dobbiamo pagarle due volte. Noi paghiamo tre. Le paghiamo con le tasse, le paghiamo con lo Stato in più, paghiamo quello che lo Stato incassa, ma vi sembra normale? Con la tassa di circolazione. Esatto, ma vi però. Sembra normale? Ma vi sembra che il Ministro dei Trasporti si preoccupi di questo, o quello dell'economia si preoccupi di questo, tanto questo attuale, quanto quelli degli ultimi 30 anni? Ma certo. Di cosa stiamo ragionando? E con l'energia sarà ovviamente peggio, perché l'energia è un settore molto complesso, articolato. Certo. Il fatto stesso che abbia detto che ci sono 460, quanto sono, compagnie che vanno in giro a vendere, che molto spesso non sono neanche compagnie, ma sono solo... comprano quote. Sì, comprano quote oppure acquistano contratti che poi rivendono a chi invece l'energia la tratta, perché alla fine diventano solo collettori di contratti. Certo. Sì, sì. E questo è il nostro paese attualmente, io veramente mi stupisco. E poi vi leggi su giornali, tipo, l'ho letto prima, sono rimasto senza parole, non diciamo il giornale, ma comunque sono i due giornali economici, il mercato concorrenziale dell'energia è tra gli elementi fondativi dell'Unione Europea. Ma dove sta scritto? Ma quanto ti hanno pagato per dire una roba del genere? Certo, certo, ma per esempio questo va a inficiare la produzione delle fonderie. Ma tutto. Se io la mia energia costa il doppio che in Francia, io dovrò vendere il prodotto, il metallo. Ma pensate solo ai calzatori di quando arriverà il Brenta. In Francia a maggio il tribunale ha stabilito che si può nazionalizzare EDF. Sapete sì. qual è l'obiettivo dichiarato? Assicurare la più bassa bolletta, costo dell'energia, tanto per le famiglie quanto per il sistema industriale. Certo. E noi qua abbiamo il mondo liberale di queste fondazioni che si rifanno a vecchi presidenti che si rivolterà nella tomba quando lo nominano, che ti dicono la liberalizzazione, ma di cosa stiamo parlando? Certo. E questo è il mondo culturale liberale che è la causa di questi disastri, pur rappresentando una percentuale minima, sono loro che rappresentano, perché essere liberali è un'altra cosa. Certo. Liberale, tu devi essere nell'accesso, non nella gestione delle infrastrutture, specialmente se sono indivisibili come sono le autostrade, l'energia e vedi in seguito.
Bene, allora partiamo col primo contributo, gli extra profitti delle compagnie energetiche. Quando il Covid ha colpito l'Italia, i prezzi dell'energia sono crollati, ma le società elettriche ne hanno tratto profitto. Un'inchiesta di Bloomberg ha rivelato che hanno utilizzato una tecnica di scambio che ha portato extra profitti per 1 miliardo e 200 milioni di euro rispetto ai prezzi all'ingrosso dell'elettricità nel 2020. Al culmine della pandemia, dunque, alcune compagnie energetiche italiane, Enel compresa, ha venduto elettricità a costi più alti di quelli del mercato principale, superiori anche del 600%, e traendone grandi profitti. Tra il 2018 e il 2022, grazie a questa tecnica, le compagnie energetiche hanno incassato quasi 4 miliardi di extra profitti rispetto a quanto avrebbero guadagnato vendendo l'elettricità sul mercato principale. E il tutto è pesato sulle spalle dei cittadini, che si sono trovati ad affrontare costi energetici a dir poco proibitivi. In Italia la liberalizzazione del mercato energetico è avvenuta attraverso il decreto Bersani del 1999 e poi il decreto Letta del 2000, ed è nato così anche il mercato del servizio di dispaccio dell'energia. Il dispacciamento è quell'attività di gestione e di bilanciamento dei flussi di energia elettrica e serve a garantire un corretto equilibrio tra domanda e offerta. Una funzione fondamentale, visto che l'energia elettrica non può essere immagazzinata e di conseguenza va prodotta e consumata continuamente. Un sistema che è andato a gravare però sugli italiani e a cui ha preso parte anche l'Enel, una volta ente pubblico e ancora oggi controllata dal MEF, che ne detiene poco più del 23%. Nel dicembre del 1959 Enrico Mattei, presidente dell'ENI, incontrò Arnold Holland della Shell, una delle compagnie che facevano parte delle sette sorelle. Holland gli propose di tenere alti i prezzi per aumentare i profitti, ma Mattei aveva idee completamente diverse e replicò: è proprio il contrario di quello che devo fare io, che sono l'esponente dell'azienda di Stato. Io devo cercare di portare al consumatore tutto quello che è possibile. In Italia io credo che avete finito di fare una politica vostra, perché da adesso in avanti la faremo noi, e così sarà. Mattei rivoluzionerà il mercato energetico, porterà il gas in Italia a basso costo, innescando il boom economico. Sarà capace di cambiare anche il mercato internazionale del petrolio, ed è per questo che sarà poi ammazzato. Ora, Germania e Spagna, a fronte dell'impennata dei prezzi energetici, hanno posto un tetto al prezzo dell'energia. L'Enel tedesca e quella francese sono state nazionalizzate. L'Italia, a differenza di Madrid, Parigi e Berlino, è rimasta invece sulla linea di Bruxelles, lasciando noi cittadini in balia delle speculazioni finanziarie sui prezzi forniti dalle grandi multinazionali, il cui interesse, lo sappiamo, è sempre e solo il massimo profitto. Prego. Garofolini. Demotivante. Demotivante. Sì, non c'è molto da dire di no, fronte. Ma questo spiega come si sono comportati. Ho detto che allora tempo fa parlavamo, forse anche qui, e chiunque di noi può collegarsi sul sito della GSE, che è un sito accessibile a tutti, dove ogni giorno, in qualsiasi momento, in qualsiasi fascia oraria, può vedere l'andamento del costo dell'energia elettrica. Pensiamo che la settimana scorsa i megawatt prodotti dalle idriche era 180 euro a megawatt, a 329 energia prodotta con l'acqua. Poi scopriamo, chiunque lo può fare, che bene o male il 42% dell'energia elettrica è prodotta dalle non fossili, cioè luce, acqua e gas. Ha delle fluttuazioni, chiaramente d'estate questo 42% è un po' più, d'inverno un po' meno, però ci sono elementi naturali come l'acqua, il vento e il sole. Bene, in Italia il prezzo dell'energia viene stabilito ogni giorno con una borsa che si chiama proprio borsa dell'energia, che quota proprio i costi al megawatt di produzione, di cui le compagnie poi erogano in rete e beneficiano degli introiti. E non si capisce perché io, come consumatore, devo pagare l'energia prodotta dal vento
o dal sole al pari dell'energia prodotta dal fossile. E noi eravamo qui proprio nel periodo in cui le bollette erano andate alle stelle, e parliamo che circa un anno fa, un anno e mezzo fa, denunciavamo come Adico che un costo al megawatt era arrivato a superare i 400 euro addirittura nei momenti di crisi, 400 euro a megawatt, e continuavamo a sostenere, ma come fa a aumentare da 90 euro 100, che dovrebbe essere un prezzo commisurato, ragionevole, e arrivare a 400 se il 42% è prodotta dalle energie, dalle fonti rinnovabili? E anche questo è un elemento che in bolletta non trovi, e che noi abbiamo sempre insistito affinché questo elemento venga portato in bolletta, perché la componente dell'energia rispetto alla bolletta, anche su un costo complessivo, diciamo un 50-60%, 55%, c'è la componente fissa, che sono i costi di onere di sistema, di spaccio, contatori, solite cavolate vai, che anche qua ce ne sarebbe un elenco, al pari dell'accisa dei carburanti, e poi c'è il costo della materia prima che incide il 50%, ma già quel 50%, metà è prodotta dalle fonti rinnovabili. Come si può spiegare tutti questi andamenti? Il motivo è sempre legato ai discorsi che stiamo facendo qua. C'è un mercato, il prezzo lo fa chi è competitivo, il produttore che la produce è più è performante, più guadagna, perché adesso oltretutto per giustificare questi costi si sono inventati la legge del capacity marketing, cioè io ti pago, ti pago tu che tieni gli impianti fermi per la capacità che sei in grado di produrre se ho bisogno. E io qua non capisco. Cioè, spiegatemi sta cosa qua, purtroppo ci lavoro anche sul settore, cosa succede? Io ho un rendimento, sono performante, sono più performante di te, prendo soldi per star fermo, e qualora tu mi chiedi di sopperire quelle che sono le esigenze di punta del mercato, cioè maggior richiesta, allora entro e mi paghi, ma mi paghi anche quando sono fermo. E qua dici, ma scusate, ma tutto questo doveva finire in bolletta, ma allora ragioniamoci un attimo, prendi i soldi quando stai fermo, prendi i soldi delle fossili quando produci con le rinnovabili, secondo punto. Terzo punto, le rinnovabili incidono mediamente per 42% sul costo della materia, del consumo della bolletta, e il resto è tutte imposte. Come si possono spiegare questi andamenti altalenanti sul mercato? Non lo so, sono risposte che rimangono incompiute. Però adesso torniamo un po' indietro e veniamo sulla questione di oggi. Allora, il mercato di maggior tutela non è una cosa che comunque deve spaventare, perché se viene strutturato può portare anche dei benefici. Noi abbiamo calcolato che se sai sceglierti la compagnia, e questo è il problema, se sai sceglierti la compagnia, un articolo che c'è oggi sull'Arena di Verona, che vabbè, dico così perché abbiamo elaborato alcuni elementi, può risparmiare l'11% rispetto al mercato di maggior tutela. Il problema è che devi sapere individuare quel tipo di compagnia e quel tipo di contratto che è confacente alle tue abitudini, ricordandosi che per lo più si svolge tutto telefonicamente, online, e questa è la barzelletta, di cui le persone, la maggior parte delle persone, non hanno neanche quella conoscenza tecnologica per poter governare questo processo. Che, ripeto, un processo che avevamo 5 anni di tempo per governare, per intervenire sul discorso delle lobby, per intervenire sul discorso delle speculazioni, che è lasciato lì, e adesso che mancano poche settimane, come sempre ci poniamo i problemi di cosa? Di un ritardo della politica, che gli vanno a chiedere per piacere, se possono slittare di 3 mesi. Concludo che il servizio che abbiamo visto, abbiamo parlato dell'Enel francese. L'Enel francese detiene il secondo più grande produttore di energia elettrica di gas italiano.
Sì. Loro che producono col nucleare sono costretti a tenere in esercizio le loro centrali, perché non puoi fermare una centrale nucleare di notte quando nessuno vuole energia. Quindi cosa fanno? Te la do gratis di notte, però te la vendo di giorno. Essendo che di giorno però la voglio vendere dietro i costi della borsa, cosa faccio? Tu che sei il secondo produttore, aspetta che ti tengo un pochino giù, e intanto così esportiamo la mia. Quindi alla fine compri anche quote di mercato italiano per rallentare, diciamo, il nostro potenziale produttivo e costringere l'acquisto oltre Alpe, quando in Francia nel periodo della crisi sono aumentate del 6% le bollette, 8%, qua da noi invece sono aumentate a fattori del 40, 50, 100% e lasciamo perdere nei periodi peggiori, un mercato che ha dimostrato tutta la sua criticità, il famoso mercato dell'acqua, sì, dove dicono che il 60% dell'acqua potabile viene dispersa, sì. Ecco, il mercato dell'energia in questo momento è un mercato buttato là, è una giungla. Non ci sono delle regole, vince il più forte, il più forte fa le regole, fa i prezzi, fa i costi e fa il bello e il cattivo tempo. Perché adesso concludo col capacity marketing, io ti dico, io sono in grado di produrti tot energia, ma me la paghi? Certo. Altrimenti nel momento di maggior punta te la fai. Siccome non sei in grado di farla, allora a questo punto sei costretto a comprarla da me, che pretendo anche di essere pagato quando sto fermo, certo, quando non consumo metano per produrla, perché l'energia idroelettrica in Italia è prodotta a un minor impatto rispetto all'energia prodotta dal metano. Dove noi oggi parliamo che una centrale e che l'energia elettrica è prodotta da cosa? Dal metano. Ricordiamoci che un gruppo che produce energia elettrica a metano mediamente consuma dai 120 ai 180 mila metri cubi di metano all'ora. Allora, sì. Tanto per dire, capire, dare qualche elemento, sì, con quel valore là riscaldo mezza regione. Certo, certo. Per farvi capire, certo, come si muove il mercato, con che elementi si muove il mercato. Sì, certo, ma la politica non mette rimedio, nessuna politica ha mai messo rimedio. Allora, passiamo al secondo contributo, la fine del mercato tutelato. Tra il 1 e il 10 gennaio 2024 non sarà più possibile beneficiare di quello che è conosciuto come il mercato tutelato con le tariffe di luce e gas stabilito dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente, l'ARERA, che protegge gli utenti da eventuali aumenti sconsiderati dei prezzi. Con la fine del mercato tutelato, però, ogni utente dovrà gestire in modo autonomo le forniture di luce e gas, perché sarà obbligato a scegliere le forniture di energia del mercato libero. Se al termine del mercato tutelato i consumatori non avranno scelto un fornitore di luce e gas, verranno predisposte le procedure per assicurare comunque la continuità del servizio. Per la fornitura di energia elettrica si sarà trasferiti in automatico al servizio a tutela graduali, le cui condizioni economiche sono fissate proprio dall'ARERA. Se poi il cliente trova un'offerta più vantaggiosa nel mercato libero, potrà cambiare gestore. Per la fornitura del gas, invece, per chi non sceglie il fornitore, è previsto il passaggio in un regime transitorio, definito placet, con l'attuale gestore. La fine del mercato tutelato non è arrivato inaspettatamente. Il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia era iniziato con il cosiddetto decreto Bersani del 1999, che recepiva la legge europea per la creazione di un mercato unico dell'energia nell'Unione Europea. Nel 2007 il mercato in Italia venne ufficialmente liberalizzato con la creazione di un mercato libero in cui qualsiasi fornitore di energia poteva decidere di operare e in cui gli utenti erano liberi di decidere a quale venditore rivolgersi. Il mercato tutelato fu mantenuto come alternativa per garantire un periodo di transizione, la cui conclusione è stata rimandata più volte, l'ultima lo scorso anno, appunto, per la crisi energetica. Entro le scadenze di gennaio e aprile, quindi, tutte le persone che hanno ancora un contratto in fornitura sul mercato tutelato dovranno scegliere un'offerta del mercato libero. Il mercato tutelato
tutelato rimarrà disponibile solo per alcune categorie protette, i cosiddetti utenti vulnerabili, persone con più di 75 anni, persone con ISEE entro gli 8.107 euro, persone che vivono in abitazioni di emergenza dopo eventi calamitosi e persone con disabilità. In teoria sul mercato libero le offerte dovrebbero essere più convenienti di quelli del mercato tutelato perché prevedono sconti, promozioni, punti fedeltà e altre opzioni legate al marketing. Inoltre, mentre i prezzi del mercato tutelato cambiano ogni 3 mesi per l'energia elettrica e ogni mese per il gas in base a domanda e offerta del mercato all'ingrosso, nel mercato libero si può accettare un contratto a prezzo bloccato o indicizzato, cioè variabile solo a seconda delle quotazioni di mercato. Nel passaggio al mercato libero ci sono quindi più opportunità di scelta, ma bisogna tenere conto che le tariffe non saranno più stabilite da un'autorità che tende a garantire meno speculazioni e rincari eccessivi, ma dai singoli operatori su cui vigila l'antitrust, l'autorità per la concorrenza. Paola da Monti, come si può fare per evitare questo disastro? Beh, ormai è un disastro annunciato, non ci sono più i tempi per rimandare chiaramente la scadenza del mercato tutelato, quindi l'unico modo per i consumatori e i cittadini di cercare di mantenere basse le proprie tariffe è quello di informarsi e di cercare di trovare la tariffa più conveniente. Come dicevamo, non è semplice perché si parla veramente di una giungla, per cui non solo ci sono tantissimi fornitori, ma ogni fornitore ha molte offerte diverse. Chiaramente il motivo per cui il mercato libero ha preso tanto piede negli scorsi anni era che offriva delle tariffe fisse. Ci piace sapere in anticipo quanto pagheremo per un anno, 2 anni o addirittura 3 anni la luce e il gas, perché sappiamo che siamo al riparo da eventuali aumenti, disastri come è successo per il Covid, eccetera. E poi cosa è successo? È successo che il mercato è impazzito, è successo che dopo il Covid è aumentata tantissimo la materia prima e purtroppo è successo che tante persone che avevano un contratto con il mercato libero, che credevano fosse fissato con un prezzo fissato per 2 anni o 1 anno, si sono visti arrivare una lettera in cui veniva comunicato che la loro offerta non era più sostenibile chiaramente economicamente per il fornitore, o ci guadagnava troppo poco probabilmente, e quindi si sono ritrovati con una tariffa variabile che era quello che loro non volevano. E quando è arrivato Draghi a porre tra virgolette rimedio a questo con il decreto aiuti bis, ormai era agosto e noi che vedevamo sul campo le persone che ci chiamavano, che venivano con le loro lettere, con le bollette, vedevamo che erano mesi ormai che le persone ricevevano questa lettera in cui il loro contratto era cambiato. Tuttora molte persone ci chiamano chiedendo, ok, io non sono vulnerabile, magari tante persone hanno quasi 75 anni, ne hanno 70, 71, 72 e dicono, ok, io sono sempre stato nel mercato tutelato, non mi sono mai posto il problema, cosa faccio adesso? Noi chiaramente consigliamo di guardarsi un po' intorno, consigliamo di scegliere un fornitore che abbia una sede fisica, perché così la persona può andare e leggere i contratti, portarseli a casa, perché spesso non viene data questa possibilità, però una compagnia seria dà la possibilità ai propri clienti di essere informati, di studiare attentamente l'offerta e di sottoscriverla solo quando sono sicuri, quando ci mettono fretta, quando dicono no, questa offerta scade tra pochissimo, non posso lasciare materiale informativo, eccetera. Insomma, è un motivo un po' per insospettirsi. Quindi il consiglio che diamo ai nostri telespettatori è di comunque accedere a una bolletta o un contratto su carta dove si può leggere e si può firmare alla vecchia maniera, perché altrimenti sono parole che volano, ma poi alla fine. Ma un'altra domanda, la compagnia può interrompere il contratto indipendentemente dalla volontà del cliente? Allora, non può lasciare il cliente senza fornitura, però adesso che è anche scaduta questa possibilità questo obbligo dato dal decreto aiuti di non modificare i contratti in corso d'opera,
sì, il fornitore può recedere unilateralmente dal contratto, praticamente dicendo: questo contratto che tu hai sottoscritto con me non è più valido, per cui tu continui a essere mio cliente, ma con queste altre condizioni. Se non ti sta bene, c'è il recesso e puoi andare da un'altra parte. Quindi non è bidirezionale il contratto, comanda la compagnia. Ha un certo potere contrattuale in più sicuramente, perché ricordiamoci che comunque con il mercato libero, anche con il mercato libero, non ci sono i vincoli che ad esempio ci sono con la telefonia. Anche se noi fissiamo un prezzo per un anno o due anni, non significa che per un anno o due anni noi siamo vincolati a restare con quel fornitore. Anche noi abbiamo la possibilità di andarcene. Certo che le persone che si sono viste stralciare il contratto, che aveva un'offerta conveniente con prezzi pre-Covid nel bel mezzo della guerra in Ucraina, si sono trovati a pagare a volte anche 10 volte tanto quello che pagavano prima. Certo. Bene, allora vediamo il terzo contributo, luce e gas, l'aumento d'obbligo. Le bollette di luce e gas aumenteranno ancora nel 2023. Gli aumenti previsti per il quarto trimestre di quest'anno sono rispettivamente del 4,5% per la luce e del 20% per il gas ed entrano in vigore a partire dal 1 dicembre di quest'anno. Per una famiglia tipo nel mercato tutelato, l'aumento per la bolletta della luce sarà di circa 30 euro al mese, quello per la bolletta del gas sarà di circa 120 euro al mese. 150 euro in più, quindi, da pagare ogni mese non sono pochi. Rincari dovuti all'aumento dei prezzi dell'energia sui mercati internazionali, che sono stati attribuiti alla guerra in Ucraina e alle sanzioni che abbiamo disposto per la Russia, che ci forniva gas e petrolio a basso costo. Ma è bene sapere che quanto paghiamo in bolletta non è solo la spesa per la materia prima, c'è anche la spesa per il trasporto e la gestione del contatore e poi ci sono gli oneri di sistema, oneri che erano stati eliminati dal governo per un periodo a causa del caro energetico, ma che ora, dal 31 marzo di quest'anno, sono tornati tra le voci da pagare in bolletta e incidono in modo differente sulla bolletta del gas e dell'energia elettrica e anche se si tratta di un cliente residenziale o meno. Comprendono voci come gli oneri nucleari, incentivi alle fonti rinnovabili o la promozione dell'efficienza energetica. Per una bolletta del gas, gli oneri di sistema sono composti da una quota fissa e una quota proporzionale al consumo. Una famiglia con un consumo di gas nella media può arrivare a pagare anche il 4% in più, percentuale che sale per i clienti non residenti, che sono tenuti a pagare una quota fissa più alta. Per una bolletta dell'energia elettrica, gli oneri di sistema addebitati sfiorano il 22% del totale. Ad esempio, per una bolletta di circa 85 euro, gli oneri di sistema incidono per 18 euro più IVA. L'importo sale se si tratta di un cliente non residente, in questo caso l'incidenza arriva al 38%. La differenza è dovuta al fatto che dal 2017 i non residenti pagano una quota fissa per oneri di sistema di 135 euro all'anno. Sono obblighi di natura contributiva decisi dal governo, delle tasse a tutti gli effetti, sulle quali peraltro paghiamo anche l'IVA. Bene, e allora Pompelli. Vede, noi continuiamo a parlare di aumento dell'aumento del prezzo dell'energia. Ci dimentichiamo che l'aumento del prezzo dell'energia non è solo in relazione a delle situazioni internazionali decisamente problematiche come sono state la guerra in Ucraina, il Covid prima, le tensioni internazionali che ci sono in Medio Oriente, basti pensare che, se non ricordo male, oggi hanno tagliato di un altro milione la produzione di petrolio. Per cui è evidente che i tempi del gasolio a poco prezzo, come era, come è oggi, stanno finendo. Questo tipo di energia è come dicevo prima, è un prodotto finanziario. Come prodotto finanziario è soggetto ai futures, per cui ci sono fondi privati che scommettono, indipendentemente dal contesto, sulla crescita del valore e quindi delle quotazioni di un determinato bene, e questo sono talmente fondi, talmente importanti, che diventano essi stessi fattori di crescita. Siamo arrivati alla follia più totale, nel senso, un determinato bene può crescere perché evidentemente o diminuisce la domanda
o aumenta la domanda oppure diminuiscono i fornitori, punto. Adesso chi detiene risorse finanziarie di un certo livello è esso stesso, diventa esso stesso fattore di crescita di quel valore, di quel bene, perché lui ha scommesso in questo e si trascina dietro una moltitudine di altri operatori finanziari che determinano loro stessi la crescita. Per cui l'aumento dell'energia è legato anche a un fattore esponenziale finanziario che è indipendente dal contesto, che è già problematico di suo internazionale. Per cui come prodotto finanziario è chiaro che questo può crescere 300, 400, 500, 600%, non esistono limiti. Questa è la realtà purtroppo, e fino a quando noi continueremo a ragionare, questo l'Unione Europea sembra non avere nessun tipo di competenza in merito e tantomeno di interesse, fino a quando noi non facciamo ritornare l'energia ad una contrattazione fisica, come potrebbe essere quella del petrolio. Vi ricordate quando il petrolio era andato a 182 dollari al barile? Sì. Era semplicemente una bolla speculativa, una speculazione finanziaria. Oppure vi ricordate durante il Covid? Io mi ricordo durante il Covid a un certo punto, siccome nessuno comprava, automaticamente, siccome tutta la buona parte delle transazioni finanziarie sono gestite dai computer, dagli algoritmi, a un certo punto il petrolio è andato a zero. Io, un mio amico, ho detto bene, vado a fare benzina oggi, ma che non hai capito niente, si parla solo di prodotti di future relativi al petrolio. Questa è la realtà. Il fatto l'Eni continuava a vendere a prezzi maggiorati del 300-400%, come la borsa olandese evidenziava giorno per giorno, ma vendeva forniture che erano state contrattualizzate anni prima e che avevano scadenze anni dopo, e la pagava allo stesso prezzo. Ricordatevi che Eni ha presentato la migliore semestrale della sua storia da quando è stata istituita, 6 mesi fa, nel 2023, la miglior semestrale della sua storia. Volete dirmi che non c'è un tratto speculativo? E ti vengono anche a dire che stanno investendo. E questo di fronte ad un governo italiano ed europeo che continuano a restare fermi accettando questo. Ma perché? Perché evidentemente sovvenzionano le stesse forze politiche, tanto di destra quanto di sinistra, esattamente come fanno i concessionari autostradali. Perché se voi andate ad una cena dei concessionari autostradali che fanno sempre prima delle elezioni, le fanno per esponenti di sinistra, per esponenti di destra, così che vinca uno vinca l'altro, per il concessionario autostradale non cambia nulla. Questa è la realtà, fino a quando non abbiamo una classe politica che è sostanzialmente in balia di questi, come diceva lei, lobby, poteri forti, lobby energetiche. Poi, giustamente, prima si è fatto l'esempio degli extra profitti dell'energia elettrica. Questo governo l'ha fatto sulle banche, lasciamo perdere. Però questa perlomeno si è chiusa a costo zero. Il governo Draghi ha lasciato un buco da 9 miliardi, perché nel bilancio che ha ereditato questo governo, il governo Meloni, si è trovato una previsione di incasso per gli extra profitti delle compagnie energetiche di 11 miliardi, ne ha incassati 2, d'accordo? E questi sono quelli bravi, ma preferisco quelli non bravi a questo punto. 9 miliardi di buco che sono interamente imputabili al governo Draghi e alla sua maggioranza, gli extra profitti. Come il governo Monti, che aveva fatto per, vi ricordate un altro fenomeno, che aveva fatto per il settore, l'aumento della fiscalità per il settore nautico, come si era tradotto? Pensava di incassare 3 miliardi, ha incassato 250 milioni e ha fatto perdere 20.000 posti di lavoro. Questa è la realtà. Noi dobbiamo affrontare la realtà con questi numeri, se no non ne verremo mai fuori. Noi tra un anno saremo qua con le bollette ancora peggio e parleremo appunto, ma i nodi sono questi, sono altri, non sono quelli appunto sicuramente delle 400 compagnie, ma il nodo è un altro, è la gestione di questi beni che devono essere beni di sviluppo e non semplicemente dei beni di speculazione finanziaria. Certo, è come tassare l'aria. Esatto. Perché è talmente utile, talmente indispensabile l'energia, che speculare sull'energia vuol dire ammazzare l'economia del paese e anche dell'Europa. Ma a parte questo, poi nelle prossime trasmissioni cercheremo di spiegare come si può truffare nel gas
Cioè, se io aumento la quantità di azoto dentro il gas, naturalmente la capacità e le calorie del gas si abbasseranno, io il contatore girerà alla stessa velocità, ma la pentola si scalderà 2-3 minuti più tardi rispetto invece alla fornitura di un gas di, normale. La stessa cosa vale per l'elettricità, perché se io influisco sul wattaggio, l'amperaggio aumenta, quindi io se abbasso il wattaggio, cioè abbasso la quantità di energia, automaticamente il mio frigorifero assorbe sempre la stessa quantità, il contatore gira più veloce ed è un'esperienza che abbiamo avuto noi qualche anno fa quando ci è arrivata una bolletta strepitosa a conguaglio, parliamo ancora di quando c'era la lira, ci è arrivato un conguaglio di 50 milioni, siamo andati a vedere per quale motivo c'era questo sbalzo e c'è una macchina apposta per compensare wattaggio e voltaggio e abbiamo scoperto appunto che in certe ore del giorno diciamo, l'energia elettrica non veniva fornita correttamente e di conseguenza l'Enel ha transato la questione perché avevamo impianti elettrici, abbiamo impianti televisivi di 20 kW, consumavano circa 80 kWh e di conseguenza era facile arrivare a certi numeri. Però quando abbiamo dimostrato che la fornitura non era corretta ed era una truffa, hanno abbassato il tiro e siamo tornati. Si arriva ad una mediazione. E da quel giorno abbiamo consumato molto meno perché siamo stati attenti. Grazie del vostro intervento e sicuramente torneremo sullo stesso argomento nelle prossime trasmissioni perché chiaramente vogliamo informare i nostri telespettatori sulle truffe del commercio e non possiamo essere schiavi delle grandi compagnie. Grazie. Certo, grazie. Grazie a Carlo Garofolini, presidente dell'Adico, per essere stato con noi. Grazie a Paola Damonti di Federconsumatori Padova in collegamento e grazie a Francesco Pontelli per il vostro, grazie a tutti e tre per il vostro contributo. Ci auguriamo ovviamente che i telespettatori ne abbiano potuto trarre beneficio, se non altro si muovano in questo in queste prossime settimane con molta attenzione prima di sottoscrivere un qualche contratto. Bene, grazie ancora, adesso noi andiamo in pubblicità e poi avremo l'ultima parte della nostra trasmissione con l'appuntamento con la storia, la possiamo chiamare così. Questa sera ci occuperemo dell'introduzione delle leggi razziali in Italia. A tra poco.